Come dicevamo, quasi 12.000 spettatori, C come calcio che conta, questo slogan che recitava la scritta sul tabellone luminoso. Incasso che ha sfiorato 140 milioni di lire, vedete la curva nord, tempio del tifo rosso-blu, grande entusiasmo all'esordio. Il C2 Taranto non aveva mai vinto al suo esordio, alla prima giornata nel campionato di C2. Vedete la bella coreografia in scenata dei sostenitori ionici. Questa è la formazione mandata in campo: Spagnuolo, Zangra, Vitali, Giuliano, Wilson, sostituito poi da Ferri, Migliozzi, Bertuccelli, entrato al suo posto nella ripresa Nettis, Pizzolla, Riganò, Monza e Puglisi, al posto di Monza, entrato nel secondo tempo Valerio. Il Taranto in maglia rosso-blu, strisce verticali, mentre il Gela ha opposto l'altrettanto tradizionale casacca bianca-azzurra. Andiamo alla cronaca, vedete dopo appena 15 minuti, clamorosa palla gol per Riganò, incredibile, sul fondo, porta vuota, la disperazione del centravanti, dal portiere, fino. Il gol nasce dai piedi di Vitali, palla per Puglisi, parte un traversone, Monza, Riganò dal limite, gran botta, traversa piena, il più lesto a intervenire è Monza, il suo sinistro, non perdona, 1-0. Ecco l'esultanza di Aldo Monza, per lui primo gol stagionale per il Taranto. L'esultanza dei giocatori, rivediamo la botta dal limite di Riganò, traversa piena e poi Monza che non perdona e sblocca il risultato. Eravamo al 19° del primo tempo, al 36° c'è il raddoppio, Puglisi lavora un gran pallone sulla sinistra, assist millimetrico di Bertuccelli e Pizzolla gonfia la rete per il 2-0. Che mette al sicuro il risultato, la partita per i tarantini. Siamo al 36°, possiamo rivedere anche questa azione, Pizzolla, stop di coscia e poi collo sinistro, palla in fondo alla rete, una particolarità, entrambi i gol del Taranto sono stati segnati di sinistra. Buso, come al solito, irrefrenabile in panchina, complimenti al mister tarantino, disposto una gran bella squadra quest'oggi. Zangla, allo scadere, sfiora l'autogol, qualche brivido, e poi nei minuti di recupero del primo tempo c'è un'azione, una mischia nell'area del Taranto, vedete c'è un tiro di Chiti e Spagnuolo, kamikaze, coraggioso tra i piedi degli avversari, prende anche un calcione. Siamo nel secondo tempo, al 7°, punizione di Procopio al lato, di poco, questo è il nuovo gruppo di tifosi organizzati, Franceschini si chiama così. Al 23° il gol di Calvaresi, gran sventola da tre quarti, da una ventina di metri, rivediamo, vedete il suo gran destro beffa Spagnuolo con il pallone che si insacca a fil di palo. Passiamo con le immagini al 28°, Bertuccelli si invola sulla destra, entra in aria, traversone per Riganò, botta al volo sul fondo. E poi con le immagini siamo alla mezz'ora, c'è un pallone lavorato da Riganò, gran bella partita la sua, il traversone a scavalcare la difesa, botta sicura di Bertuccelli, schettino, si supera in due tempi, dice di no, palla in calcio. Allo scadere per il Gela, per doppia munizione, la squadra siciliana rimane in 10 ma va vicinissima al pari con questo colpo di testa di Scopellitti che manda il pallone sul fondo, poi un retropassaggio di Zangra a Spagnuolo e su questa azione si chiude la partita, vedete il portiere Schettino del Gela giunge fino a centrocampo per cercare il lancio risolutore, ma non c'è più tempo, si va negli spogliatoi, finisce così 2-1 per il Taranto. Abbiamo inquadrato l'arbitro, il signor Micoli di Tivoli, che ha arbitrato in maniera dignitosa. Il saluto, l'abbraccio dei tifosi ai giocatori del Taranto, lo slogan vi vogliamo così, 2-1 dunque. Sentiamo nell'immediato dopogara le dichiarazioni dell'allenatore Sergio Buso e di un ex, Vincenzo Stasi. Mister Buso, lo è soddisfatto dell'incontro di oggi? Sì, penso di sì. La squadra si è espressa bene, mettendosi alle spalle una settimana difficile, travagliata, che ci ha fatto pensare poco a questa partita. Quindi c'era il rischio reale di andare in campo senza l'approccio psicologico giusto, però vedo che i ragazzi sono stati bravi a lasciare tutto fuori dal campo e hanno messo solo quello che sono capaci di fare e sappiamo che per un'ora oggi hanno fatto veramente bene. Pare ci siano ancora margini di miglioramento soprattutto nell'arco degli interi 90 minuti. Sì, perché abbiamo ancora la condizione approssimativa e non dipende da loro in qualche elemento, e quando migliorerà la condizione individuale di qualcuno, ecco che a livello globale avremo un miglioramento della squadra. Il pubblico?
dicevo prima a un suo collega, non ho sentito una grande differenza tra la prima partita dell'anno scorso in Serie A e questa qui, insomma. Il pubblico è di un'altra categoria e mi ha fatto provare le stesse emozioni, le stesse sensazioni di quelle categorie. Vincenzo, un giudizio sull'incontro, partendo magari dal risultato. Il risultato dice che il Taranto ha vinto 2-1, vuol dire che ha meritato il risultato. E secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo avuto 10-15 minuti di sbandamento in cui abbiamo subito due gol che sono stati fatali per noi. Abbiamo forzato in secondo tempo e purtroppo non siamo riusciti ad approfittarne del momento negativo del Taranto e così ha vinto il Taranto 2-1. Come l'hai vista la tua ex squadra? Oh, secondo me ha fatto una grossa compagine, il Taranto lotterà secondo me fino alla fine per vincere il campionato. Ho visto che ha rinforzato ancora la squadra e potevamo noi approfittarne di questo momento non brillantissimo del Taranto, purtroppo è andata male.